in panchina, se non sbaglio, in quel 4-2 della Fiorentina contro la Juventus. Che ricordo hai di quella partita e se credi che comunque si possa ripetere una vittoria di giocatore? In quel modo sicuramente sarà difficile, perché è stato molto strano come successo della partita. Un'emozione bellissima, non aveva mai successo sinceramente una partita così. Speriamo di ripetere in quelle emozioni di quel giorno. Cosa fa paura in questo momento della Juventus? No, so, sicuramente che hanno ripreso il loro rendimento, stanno tornando, sono lì vicino e sicuramente giocano in casa e vogliono vincere, ma noi siamo disposti a fare una grande partita. Anche perché arrivati da secondi in classifica e con il migliore attacco. Sì, è vero, però quando comincia la partita questo rimane fuori, conta solo quello che si fa durante la partita. Ecco, vincere con la Juventus che cosa significherebbe? È l'ultimo test contro una grandissima? Sì, ma manca ancora tanto, sarebbe sicuramente un passo importante, però ci sono tante squadre e pochi punti, se non vinci domenica diventa dura mantenere la punta. Da Napoli continuano ad arrivare voci di Mr. Sarri, ma osservare che cosa dire? Niente, io gioco con la Fiorentina e faccio il mio lavoro qua. Grazie. Grazie. Ciao. Eccoci qua. Signora.